Posso mettermi in piedi che sto più a come vuoi. Braccio. Siamo con l'avvocato Maurizio Cerchiara e parliamo di un argomento di estrema attualità. Vieni al dunque. Buonasera a tutti, noi ci conosciamo già perché ci siamo già parlati diverse volte in riferimento a questioni di carattere giuridico, sociale e economico che riguardano la comunità europea, perché quello è l'argomento che mi interessa di più. Cercherò di essere il più breve possibile. Primo, la comunità europea non ha fondamento democratico, quindi praticamente noi... No, non solo, non ha proprio fondamenta, è diverso. No, la fondamenta per creare una involuzione e purtroppo una disastrosa economia degli stati membri ce l'ha, perché sono fondamenti che riguardano l'economia delle multinazionali, delle banche, non della tutela dei cittadini, e quindi delle fondamenta non sbagliate. Non c'è la delega della cittadinanza, non c'è la delega della popolazione. Quindi il primo concetto è questo: la comunità europea non ha fondamento democratico. Ora, siccome si possa tollerare che tantissime nazioni di una grandissima cultura ci abbiano i cittadini che non sentono l'impulso di richiedere non solo ad alta voce ma in tutte le forme questo regime democratico, perché noi vediamo che anche nei paesi quelli più disgraziati, quelli in cui non c'è la democrazia, insomma, se si vota un soggetto, quello per quanto possa amministrare e gestire male la cosa pubblica è stato veramente votato da voi ed è legittimato democraticamente. La comunità europea no, chi decide sono chi decide gli assetti politici, economici, sociali, lavorativi degli stati membri, sono persone che noi non eleggiamo. Non hanno nessuna legittimazione. Non hanno nessuna legittimazione. Genere. E noi è dobbiamo accettare questo. Poi se c'è qualche minima posizione di qualche soggetto governativo dello Stato membro che se la prende contro la comunità europea, che assume una posizione di difesa dei propri cittadini, per esempio nel caso degli immigrati, perché vanno difesi anche i propri cittadini, deve essere considerato uno xenofoba o un xenofobo o un populista. Ma vabbè, ma in se stesso, scusa un secondo, la parola xenofobo non significa un cazzo. Io sono contento se sono xenofobo. Vabbè, populista è una definizione che mi onora, perché è l'antitesi del leninismo. Ti immagini un po' se io non sono contento di essere populista. Quindi anche questo si tratta di vedere. Ci sono dei mascalzoni che attraverso il sistema del lavaggio del cervello hanno immesso, perché questo è il sistema del lavaggio del cervello. E ricordiamoci bene che certi concetti... la manipolazione del senso delle parole. Esattamente. E del significato. Esattamente. E del significante delle esattamente parole. Ecco, quello è il punto. Ecco dove sta il punto. Il punto è tutto lì, nella strategia della manipolazione del concetto, della parola che rappresenta il concetto, e il pensiero di chi ascolta, di chi riceve la comunicazione viene deformato, mistificato, e quindi interpreta quello che lui immagina, ma non quello che ha detto, quello che ha interpretato il pensiero o quello originale. Esattamente. Tu hai qualcosa da dire in merito? Che devo dire? No, vabbè, come ho detto. Allora, no, volevo dire questo. No, attenzione, un minuto, voglio dire un'altra cosa importantissima. Allora, c'è stata perfettamente visibile alla televisione l'inaugurazione del tunnel che unisce l'Italia alla Svizzera. In questa inaugurazione il simbolismo è la Francia, no, la Svizzera. Ah, no, l'Italia. No, in Svizzera. Svizzera e Italia. Svizzera completamente e solamente in Svizzera. E sono andati a fare l'inaugurazione quelli che non c'entravano il cazzo. Non solo. La Merkel, Holland e cosa lì, il citrullo. Cercate di contenervi nelle parolacce. Il citrullo del italico, non mi ricordo neanche il nome. Allora, chiamalo citrullo, che è la cosa migliore. Allora, in questa manifestazione il simbolismo satanico è evidentissimo. Siamo nel pieno di celebrazioni di carattere satanista. Cosa significa questo? Significa che a fronte del fatto che di fronte alla logica viene
cambiato il senso delle parole. Loro stessi però che cosa fanno? Si attengono a una metodologia culturale e soprattutto simbolica che si rifà niente meno che al satanismo. Cioè, più di così che cosa devono dire? Continuiamo. Devo riprendere il discorso, devo fare delle puntualizzazioni. Esattamente. La strada che io seguo è una strada di legalità. A me interessa questo. A me interessa provare che sul piano legale la Comunità Europea, gli organi dell'Unione Europea violano le norme europee, violano le norme degli Stati membri. E io mi voglio cimentare con loro, se potessi, confrontarmi con loro, proprio per comprovare questo. Le questioni di cui dite voi forse sono troppo grandi per me e io forse almeno in questo momento non sono in grado di affrontare. Invece io voglio affrontare il problema della legalità, perché io sono convinto che sul piano della legalità loro illegittimamente hanno costruito una comunità europea che non tiene assolutamente conto dei cittadini degli Stati membri, mentre si dovrebbe occupare principalmente di loro. E l'opera che dicevate prima di falsificazione della realtà è proprio questa, perché loro gestiscono, questi organi gestiscono la cosa pubblica comunitaria, la cosa pubblica europea, e però non li ho mai visto, almeno in questi ultimi anni, prendere una posizione, assumere una determinazione, una direttiva, una circolare che sia a favore dei cittadini degli Stati membri. Sono tutte decisioni che vengono prese in un contesto o di carattere finanziario, o di carattere bancario, o anche di carattere politico, che poi mirano sempre agli stessi obiettivi, che sono quelli la riduzione del lavoro, la riduzione della tutela dei lavoratori, la riduzione praticamente dei diritti dei cittadini in generale. Dei diritti dei cittadini in generale e della possibilità di fare impresa. Quindi purtroppo loro operano su questo piano, sembra che noi non possiamo fare nulla, ma noi possiamo dire questo, che loro violano le norme europee, loro violano le norme che loro stessi hanno creato, che perché probabilmente i fondatori non avevano questo obiettivo. E per cui qual è la soluzione? Perché certe volte io vado ai convegni e mi chiedono che cosa si può fare, visto che oramai l'Europa si è affermata, che tutti l'accettano, che tutti la vogliono, che non si può lasciare, che non si può lasciare l'euro, perché se si lascia l'Europa si muore, se si lascia l'euro si muore economicamente, succede la catastrofe mondiale, succede la catastrofe economica, guarda, succede una catastrofe tipo quella che è successa ad Atlantide. No! Succede un cambiamento di carattere economico, politico, sociale, eccetera, eccetera. Guarda in Ungheria. Ma che però è necessario, perché i cittadini degli Stati membri si devono rimpossessare democraticamente di un sistema democratico, cosa che adesso non abbiamo più. D'altronde, che hanno paura è vero, perché intanto sono riusciti, perché avevano paura di potersi confrontare con i cittadini degli Stati membri, per il solo fatto che in tre occasioni c'erano state dei referendum negativi per l'Europa, i politici europei comunitari che cosa hanno fatto? Hanno derubricato la Costituzione a trattato, in tal maniera giuridicamente non si dovevano più essere obbligati a chiedere ai cittadini di pronunciarsi sulla Costituzione e quindi sui loro principi. Che peraltro, scamotaggi hanno provato a fare. Che peraltro sono giusti, perché quei principi della Costituzione sono abbastanza seri e scritti bene, ma questo non è importante adesso sotto questo profilo. Loro hanno derubricato la Costituzione, non hanno fatto diventare trattato, così i cittadini non si sentono più. Diciamo, ma il trattato può essere esisso quando si vuole. Spieghiamo il significato di parola derubricato, perché è molto interessante. Derubricato significa declassato, diciamo. Declassato va bene. Ecco, sì. Declassato è stato tolto dalla rubrica, dai. È stato declassata la Costituzione che, per la quale si erano impegnati autorevoli studiosi, eccetera, eccetera, in maniera tale che i cittadini non si pronunciassero più. E questo che cosa vuol dire?
Questo non è un esempio di malafede, che tu vuoi, impedire ai cittadini che si pronunciano. Ma perché ci deve essere così tanta paura? Perché i cittadini degli Stati membri non possono decidere loro quello che fare della propria Europa? Perché non possono pronunciarsi sulla Costituzione Europea? Sulle circolari? Pronto? Sui principi della Comunità Europea? Perché? Sull'economia della Comunità Europea? Che indipendentemente da quelli che sono gli obiettivi degli organi della Comunità Europea, che abbiamo visto non sono certo a favore dei cittadini, questi principi di economia che vengono diciamo fatti passare per gli unici possono perseguire, allora, sono profondamente sbagliati sul piano economico, che basterebbe solo il puro aspetto economico per poter dire che questi governanti stanno sbagliando e stanno riducendo l'Europa a un disastro economico per un solo errore di teoria economica, che a prescindere da tutte le illegittimità, della democrazia, e tutti gli errori che possono essere commessi, e tutte le difficoltà che ci hanno le nazioni a mettersi d'accordo. Basterebbe parlare solo di questi principi di economia che passano per insostituibili e perseguibili a tutti i costi, che sono profondamente sbagliati sul puro piano economico e che non fanno altro che creare disoccupazione, difficoltà di fare impresa, se non quasi possibilità di suicidi, diciamolo, no? Sì, suicidi di anche se fosse un solo suicidio, questa è istigazione al suicidio. Lo so, purtroppo le persone che stanno qui vicino a me non parlano come me, hanno un altro modo di pensare, e io questo lo devo rimarcare, perché io non sono d'accordo con loro quando si esprimono in questi toni forti. Io voglio che gli amici che mi ascoltino sappiano che io mi muovo sul piano della pura legalità, perché io sul piano della pura legalità li posso tranquillamente sconfiggere a queste persone che sono gli organi della Comunità Europea. So che li posso sconfiggere, li posso anche, ci dovrebbe usare un termine che a Roma si dice, bisognerebbe usarlo, diciamo metterli in berlina, ma c'è un termine romano che darebbe proprio l'espressione giusta. Sputtanarli bene, dai. Una voce fuori campo dal nulla. Quella sì. Questa è effettivamente una voce poco fa. Quindi io adesso voglio salutare tutti gli amici e dire questo, che così come nella Gran Bretagna c'è questa possibilità dell'uscita dall'euro, no, scusate, dalla Comunità Europea, altre nazioni si stanno preparando. Io preparerò una petizione che manderò ai partiti, noi come Asso Consumatori manderemo questa petizione che ha un puro contenuto giuridico, non è intresa di questioni di carattere politico o partitico, sicuramente giuridico, in cui molto sinteticamente si spiegherà perché anche noi italiani abbiamo il diritto di fare un referendum su quello che è giusto della Comunità Europea, sull'euro, e per esempio se fosse possibile praticamente anche introdurre, questo però ci sono discorsi di carattere giuridico che sono particolarmente complessi, ma secondo me in gran parte superabili, anche su questioni dirette che concernono la materia sociale, la materia economica. Mi riferisco in particolare all'adozione della legge tipo Glass-Steagall, che distingue banche d'affari e banche di interessi, mi riferisco alla nona normativa che consenta alle banche degli Stati membri di ritornare pubbliche, mi riferisco a tutta una serie di attività. Ritornare pubbliche sotto il controllo del Ministero del Tesoro. Non basta, pubbliche per ciascun paese di appartenenza, certo. E mi riferisco, come è stato in Italia, ricordiamocelo, fino di recente, fino al 1992, ricordiamocelo, perché qui tutti si dimenticano, noi siamo stati in un regime di banca centrale pubblica fino al 1992. 91.
E mi riferisco poi a quelle possibilità di carattere, diciamo così, economico-commerciale, come la moneta complementare, perché l'euro potrebbe andare bene per certe attività, va bene per certe, diciamo, modalità d'uso, attività che sono di carattere internazionale, transazioni internazionali, ma non va bene assolutamente, va malissimo per andare a fare la spesa. L'euro per andare a fare la spesa è una disgrazia, ed è stata veramente una disgrazia. Come propugna quel famoso economista Luciano Gallino, bisognerebbe quantomeno uscire dall'euro, se non si vuole uscire dall'Europa. Ma comunque io voglio salutare gli amici dicendovi che in questo momento noi come Asso Consumatori stiamo lavorando sul piano delle petizioni per fare in maniera sì che si possa divulgare sempre di più l'idea che anche gli italiani possano pronunciarsi su queste questioni di carattere comunitario, in cui non ce la facciamo veramente più. Queste illegittimità di carattere comunitario che pesano su tutti noi, non solo italiani, ma tutti i cittadini stati membri, non ce la facciamo più a sopportarle, e quindi le vogliamo sempre di più, sia sempre sul piano legale, denunciare. Buonasera, grazie a tutti.